Ma salve ragazzi! Alla fine ho deciso di darvi retta, cioè in realtà ho dato retta a una persona che mi ha consigliato di fare The Tales of Symphonia invece dei soliti giochi del cazzo. E mi è andato di culo perché era un gioco che avevo già in libreria, che non avevo mai giocato prima. E ho aspettato mesi per farlo partire perché sono un coglione, però non importa. Cambiare le impostazioni di gioco e per quale motivo? No, oh no, quindi questo è uno di quei giochi in cui la trama conta. Che palle! E io non ho tutta sta voglia e non posso saltarla. Cazzo, questo qui sta dormendo in piedi? E in effetti volevo saperlo anch'io. Sì, ma troppa storia, non mi interessa. Ok, allora, vediamo di capire qualcosa in questo bel gioco. Allora, domanda principale. Se questa è una scuola, perché cazzo ho due spade in una cazzo di scuola? Secondo, appunto. E beh, questo qui ha proprio capito tutto nella vita. Ciao Paco, guarda quello stronzo che si diverte mentre io devo stare qua a sorbirmi dialoghi di genti. Vabbè, piccolo riassuntino di quello che sta succedendo, altrimenti non si capisce un cazzo per chi non avesse giocato questa cosa. Praticamente, come in ogni fantasy, ci sono dei mostri che invadono cose e distruggono tutto, poi arriva una profezia, Paco è rotto il cazzo, e succede che il prescelto, anzi la prescelta in questo caso, salva tutti, li sigilla, però dopo un po' il sigillo va a farsi in culo e quindi ciclo, riciclo e dai, lo sappiamo. E quindi stiamo andando a vedere che cazzo stia succedendo perché la prof ci stava spiegando queste cose, noi stavamo dormendo all'impiedi come avete visto. E a un certo punto, boom, luce, vado a vedere, voi state qua a studiare. Che cazzo, sembrano quei cosi che usi ad Halloween, tipo ciucci, quei robi che metti in macchina, con la testa tutta sbarellata. È bellissimo, lo voglio come animaletto domestico. Sto facendo cose senza sapere cosa. Ah, ecco, fantastico, fantastico. Quindi non solo non studi e non fai un cazzo nella tua vita, ma riesci a sopravvivere grazie all'aiuto di qualcos'altro. Benissimo così. Che belle cose i tutorial. No, vabbè, dai. No, vabbè, dai. Cosa? Sembra la versione in 3D di RPG Maker. Dai, non diciamo stronzate. No, no, dai, vi prego. Addirittura i conigli ci affrontano perché sono troppo cattivi. Ma cos'è la versione papa del Dottor Gero? Adesso per quattro scalini, dai, su, va bene la vecchiaia, però dai, su. Cazzo, io non volevo dirlo davvero, ma questo qui è Elisio. Oh no, ci sfidano, non me lo sarei mai aspettato. Siete forti. Ah, ecco, adesso è arrivato anche il Cavaliere d'Oro del Toro. Ah, bene, adesso è arrivato anche Killua con i capelli rossi. Molto bene. Troppo forti, aia. Sì, ma quando è che arriva il divertimento? Questo gioco è diventato Tomb Raider. Adesso io mi sto chiedendo, siamo in un cazzo di tempio. Mi spiegate ste stronzate? Non è solo di questo gioco, ma anche in tutti gli altri giochi. Cioè, lo sapete che a me piace Zelda, ma perché in un tempio ci dovrebbero essere sti enigmi qui? Sì, adesso posso usare le fiamme. Ah, ecco, mi mancava pure la torre di Karin. Fantastico, questo gioco è una citazione unica. Oh no, ci ha beccato la prof che stavamo marinando la scuola. Questa scena è un po' imbarazzante. Non so perché, ma da come mi ha colpito quella cosa e dagli occhi che cambiano colore, forma e cose, potrebbe essere che sia la prof la cattivona finale del gioco. Però io non ho letto niente. No. Oh, è tornata la gente.
Ma che bellino il vecchietto con il bastone che sembra un martello pneumatico. E vabbè, questo comunque era Tales of Symphonia, che quante mai l'ho comprato. E lo lasceremo qua per sempre a marcire nella mia libreria. E nulla. Se avete altre idee di giochi che potrei portare, oltre chiaramente alle solite cose, perché non me lo scrivete nei commenti? Magari può essere una bella idea. E facciamo che per oggi è decisamente tutto. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao! Che bello questo cantieri!